Ragazzi, mi trovo nel bel mezzo di una serata universitaria ricca di cervelli eccelsi e futuri dottori. Tutti studiano e si informano, ma quanti hanno davvero le idee chiare? Andiamo a fare qualche domandina. Come ti chiami? Aurelio! Grande Aurelio! Siete convinti della facoltà che avete scelto? No, è stata una scelta di riparo. Sì, assolutamente sì. Al momento sì. No, zero. Vorrei fare il calciatore. Assolutamente sì, non mi pesa tanto studiare. Però non ho il fisico per farlo. Mi piace bere. Direi sì, molto. Insomma, diciamo, sì, va, dai, diciamo. Cazzo. Io sono super soddisfatta per ora. Sì, dai, alla fine è quello che volevo fare. Prima ho fatto un'altra facoltà, ho capito che non mi piaceva, ho cambiato, adesso mi piace. Assolutamente sì, ho scelto economia proprio perché è il mio. Sono sicuro che farò bene nella vita e mi rivedrete. Sì, abbastanza. Faccio canto e quindi è una cosa che mi piace un sacco. Io no. Purtroppo sì, dai. No, purtroppo no, nemmeno io. Ho conosciuto anch'io l'alcol. Ho rovinato la vita. Se è vero, ma è giusto. Faccio medicina al secondo anno. Sono molto convinta, devo dire. Ma io assolutamente, ho sempre pensato di fare economia e sono deciso. Per ora sono sulla strada giusta. Io perché mi sto facendo un culo così. Quindi troppo sbattimento. Per ora sì, mi piace molto. Anche a me, mi trovo molto bene nella mia università e mi piace. Io ho iniziato con ingegneria, ho mollato dopo 2 anni, ho iniziato a fare farmacia. Ma non sono tuttora convinto perché nonostante io abbia iniziato per il Covid, secondo me medicina era la strada giusta. Ha fatto bellissimo. Il test, non l'ha passato. Importante provarci, ok? Vai. Primo semestre, esami. Zero voglia, okay. Quello è. Sono sicuro della facoltà, non sono sicuro della mia voglia di studiare. Statistica, mi sono iscritto, ho mollato il primo anno, mi sono riscritto, adesso sono al secondo. No, faccio ingegneria, da qualche anno sono calvo. Era la facoltà che volevo scegliere, infatti è quella che sto facendo e continuerò a fare. Convintissimo, 100%. Io pure, non ero convinto di me stesso, però poi ho preso fiducia e ce l'ho fatta. Io invece mi piacciono molto le lingue, quindi sto facendo quello che mi piace e che vorrei diventare, quindi sono contenta. Molto, molto bene. Io attualmente non so cosa studio, però importante è il calcetto, sì. Esatto. Per me no, però dato che ci siamo, sono già al secondo anno, la finiamo, perché ormai, cioè, cosa perdi tempo? Qual è il voto più basso che avete preso? Orca. 15. Come 15? 15. Secondo era sotto il 18? Purtroppo sì. 14 mi pare, bocciato. 3. Malissimo. 3 su 30. Come hai fatto? Non lo chiedo anche io. 27. Zero. Ma non ti possono aver dato zero. 20. 20 anch'io. Oddio. 23. Beh, non è male. Boh, sì, ho completato tutto. 1. 22. Ah, no. 8. 8. 8. Cioè, un pugno in faccia. 23, 3 esami, no. Di merda ho fatto. Zero. Perché non hai dato esami. Esatto. 21. Io 20. Io non ho ancora dato esami. Ho preso 2 voti nella mia vita, un 18 e un 30. 19? 19. Malino, eh? Malino, sì. 14. Bassino. E boh, eravamo serata assieme. 21. 25. 20. Io ho preso 23, il voto più basso in matematica. 15. Un 10 in statistica è stato. Poi dopo il 10 ho preso un 9, quindi sono pure peggiorato. 20. In realtà sono tutte secchione. 20. Era un bellissimo 12. 20, credo. Limite, 18. 27. 27 più basso. Sì, e l'ho rifiutato. Sei una secchione, incredibile. Io sono in difficoltà a rispondere a questa domanda perché non ho ancora iniziato a dare nessun esame. 18. Cioè, vediamo che non combiniamo, mi alzo e via. Il voto più basso è quello che devo ancora prendere. Bocciato! Conseguita la laurea. Grazie. Conseguita la laurea, rimanete in Italia o andate all'estero? Addirittura, aspetta. Vado dove cazzo mi prendono, cioè si campa. Fuori dalle palle da questo stato, purtroppo. Ma non è colpa nostra, è colpa dello stato. Io faccio lettere, quindi penso che sia meglio al momento stare in Italia. Resto in Italia, perché quello che voglio farlo in Italia. Probabilmente all'estero comunque. Poi spaziamo un po' in giro. Sì. Ma ora come ora ti direi in Italia, però sapendo come pagano negli altri paesi la nostra professione, ti direi all'estero. Italia. Potrei andare a Londra, però ci sto pensando, forse l'Accademia della Scala. Estero. Italiani ormai mi spiace, ma basta. Io vorrei andare all'estero per fare un master, però vediamo dove tira un po' il tutto. Rimaniamo in Italia anche perché con la nostra facoltà, carriere pubbliche ci interessano, rimaniamo qua. No, io vado all'estero al 100%. Però un bel master
in America. No, resto in Italia. C'ho già il posto a Dublino a Amazon. Sì, in Italia. Italia vuole. Sono della stessa idea sua. Per le paghe andrei anche all'estero. Te lo dico io. Chi paga di più? Beh, sicuramente l'opzione di andare all'estero sarebbe comunque qualcosa di interessante. All'estero, perché lo studente universitario viene valorizzato di più. Vorrei andare all'estero, ma probabilmente rimarrò in Italia. A me piacerebbe andare via per studiare criminologia. Dove andresti? In America. Ci sono i soldi. Io vorrei andare all'estero, ma non so parlare bene le lingue, quindi penso che mi limiterò all'Italia. No, io in Italia sono troppo attaccata. Comunque è giusto anche valorizzare il territorio italiano e dare all'Italia qualcosa in più, insomma. Io penso di restare nel mio paese, il paese che amo, però a Roma. No, sì, io resto in Italia, perché faccio navale, quindi sei il settore d'eccellenza. Io andrò all'estero sicuro. A me piacerebbe andare all'estero, sinceramente. Okay. Francia oppure negli Stati Uniti. Trieste nel cuore. Bevete più di quanto studiate? Dobbiamo dircelo chiaramente, il rischio c'è. Beh, io sì, è per quello che prendo 20. Perché sono qua ogni mercoledì. No. Non è no, stranamente no. A voglia Veneto qua, yeah. Siamo veneti. Tutti veneti. Sì, sì, sì. Poco ma sicuro. Lo studio, dunque, sì, ovvio, cioè. Sicuramente, visto che più di zero è qualsiasi numero, quindi. Sì, sì. Senza dubbio. Senza sì, dubbio. Senza dubbio. No. Studiate e non bevete. Bisogna rigare dritto. Se c'è da scegliere tra il bere e lo studiare durante il weekend, si beve. Certo. Certo. Madonna, sì. Non ho il bicchiere in mano, ma credeteci. Sì, sinceramente sì. L'onestà prima di tutto, sì. Sì, è vero, perché siamo venete poi, quindi... Forza Belluno! Sì. No. Dovrei essere un alcolizzato. Studio troppo. Questo semestre no, scorso semestre sì. Sì, nell'ultimo periodo sì. Io sì, per capirli meglio. No dai, no. Si beve tanto, si studia tanto. Quantità di bicchieri per oggi? Ho perso il conto. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Next question. C'è da fare un esame o c'è da fare una festa, andiamo a fare la festa. Si fa la festa e poi si fa l'esame. Assolutamente. No, no, io studio tantissimo. 100%. Mezzo triestino e mezzo istriano. Saluti. Rispondo così. E dal mercoledì universitario è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E ci vediamo alla prossima intervista. Ciao. Non vogliamo vivere tanto qui. No, infatti. Cerchiamo di La vecchiaia non ci piace. Tanta apprensione, noi la prendiamo.